Ma prima di tutto c'è una novità importante che sta a monte di questa conferenza, che per la prima volta da molti anni la legge finanziaria che si prospetta per l'anno prossimo non parla di tagli sulla sanità, parla invece di un patto per la salute da cui ci aspettiamo dei processi di razionalizzazione e non dei processi di ulteriore definanziamento del sistema sanitario nazionale. Per quello che riguarda i nostri dispositivi, cioè il nostro settore industriale di dispositivi medici, noi abbiamo dimostrato con i dati che anche ho presentato questa mattina che il nostro settore è stato in grado di contribuire alla crescita nel corso del 2012, quindi aumentando la produzione, cosa che è in controtendenza rispetto a gran parte delle industrie. Vogliamo e confidiamo in un sistema sanitario nazionale gestito da regole che continuino a garantire questa possibilità di crescere, che continuino a dare ai nostri prodotti la possibilità di entrare sul mercato, di portare innovazione, di contribuire da una parte al benessere dei cittadini e dall'altra parte anche a un miglioramento della crescita economica del paese.